Negli episodi precedenti. Se parto da qui senza che tu abbia ancora preso una decisione, ho chiuso. Quindi, insomma, niente più amicizia o chiacchierate? No. D'accordo, stasera facciamo sesso. Sul serio? Sì. Ho scelto di stare con te, Kim. Non ci credo. Ti chiamerò Regina Kim d'ora in poi. Sono la ragazza di Saggia Vai, chi se l'aspettava? Sono venuto per passare del tempo con Jimena. Te había dicho que no viniera hasta que ya no me operara. Voglio fare una mastoplastica additiva e poi anche una addominoplastica, però Mike non vuole darmi il denaro. Jimena, perché sei rimasta fuori così tanto? Non mi ha fatto piacere. Se tu confieras en mí, no estaríamos teniendo esta conversación. Perché le hai mandato quelle foto? È stata una violazione della mia privacy! So di averti causato molto dolore e sono davvero dispiaciuto. Non troverei mai nessun'altra. Bella e speciale come te. Ti amo tanto, Gino. Mi ci vorrà tempo per guarire del tutto. Ma è difficile trovare l'amore. Io l'ho trovato con Gino e non lo voglio perdere. Sicura che non gli stai nascondendo niente? L'unica cosa che non gli ho detto è che all'inizio ho passato qualche notte a casa del mio ex marito. E se la cosa dovesse venire fuori quando è già negli Stati Uniti? Dobbiamo parlare di una cosa che non ti ho detto e che è successa la scorsa estate. No, ascolta me. Che c'è? Cosa? Mahagany! Oh mio Dio! Esisti davvero? Non è possibile! Sono sollevato di sapere che Mahagany è una ragazza vera e anche bella. Ho comunque bisogno di conoscerti meglio. Certo, ho tanto da dimostrare, soprattutto ai tuoi genitori. Continuo a vederla come la mia futura moglie, però non si comporta come faceva online. Io ti amo tanto. Però lei non dice a sua volta di amarmi. Sono molto preoccupato. Fidanzatino, fidanzatino. Che c'è? Ieri abbiamo fatto sesso, è pazzesco. Vuoi replicare? Finché non parto, ok? Mm-hmm. Sei felice anche tu? Come ti sembro, felice o no? Mi pare di sì. Bene, allora lo sono. Ho paura di scendere dal letto. Camminerò in modo strano. Mm-hmm. Probabilmente. Io... non ho una carota, ho una manioca, ho un tubero. Una manioca. Io e Usman abbiamo fatto sesso. E adesso stiamo insieme. Porca puttana, è la mia vita. È stato grandioso, davvero grandioso. Tutto quello che mi ero immaginata e anche di più. Di più. C'è un'enorme differenza tra il sesso con un africano e quello con un uomo americano. Non so spiegarlo, ma è diverso. Ha un certo flusso, un certo ritmo, una certa intensità costante. Non si perde tempo in preliminari, ma si va dritti al punto. Ho apprezzato i baci, si è assicurato che mi piacessero. Era una cosa che aspettavo da tanto, anche un semplice... Quindi ci ha prestato molta attenzione, è stato magnifico. Gli piace cambiare spesso posizione e... Scusate, troppe informazioni. Che imbarazzo! Non mi aspettavo di diventare la tua ragazza. Sono rimasta sorpresa. Ti piace tenermi sul chi va là? Lo fai sempre. È il mio stile. È il tuo stile? Sì, niente chiacchiere per me. Io credo nell'azione. I fatti dicono molto più delle parole. Ieri notte l'azione non è mancata. Ehi, dammi il 5. Non è riuscito. Un altro. Perché sei così felice? Non lo so, me lo chiedo anch'io. Ieri sera ho preso la decisione di farle sapere che l'ho scelta come compagna, perché ho capito che questa donna mi ama davvero e quindi merita di essere amata a sua volta. Abbiamo fatto sesso. È successo 4 volte. Con il mio tuberone. Sì, sì. È stato bellissimo, una notte stupenda. Ti
ti renderò molto felice, lo faccio già. D'accordo? Sì, ci conto.